Io ringrazio gli organizzatori per avermi offerto anche l'opportunità di presentare questo nuovo servizio, nuovo almeno nell'organizzazione, perché è un servizio che era prima affidato assieme a tutti gli altri servizi di orientamento alla professoressa Ritano. Adesso abbiamo staccato, credendo molto nella necessità di avere operativamente qualcosa in più per questo servizio di gioco turismo. Mi occupo di questo servizio assieme al collega Paolo Picciocchi, per delega ovviamente del rettore, e da quello che ho sentito è certamente ben allineato riguardo ai progetti messi in essere dalla Regione Campania, quindi volti a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Su quello che è la situazione occupazionale dei giovani, che è nota certamente a tutti, posso immediatamente passare a dire quelle che sono le azioni, quindi gli obiettivi che si pone il nostro ufficio di placement e quelle che sono le azioni che pensiamo di mettere in campo nel più breve tempo possibile. Come obiettivo abbiamo quello di offrire un contributo concreto e pragmatico. Questo è la cosa che sicuramente distinguerà questo ufficio, il pragmatismo, cioè vogliamo andare decisamente al sodo, quindi a fare azioni che abbiano immediatamente un riscontro il più possibile rapido. E quindi al tema dell'occupazione giovanile e soprattutto delle occupazioni delle giovani donne. Nella convinzione che non ci sarà mai una legge che effettivamente, per quanto buona, che possa creare nuove opportunità lavorative. C'è necessità certamente di creare una sinergia tra quelle che sono le istituzioni, la formazione e quello che è il mondo del lavoro stesso. Quindi quello che proveremo a fare certamente è creare un contatto con il mondo del lavoro, anche perché lo studente che viene fuori dalla nostra università spesso non conosce gli strumenti e le modalità opportune, al di là di quella che è la preparazione personale che si è fatto durante il corso di studi. La differenza con gli altri paesi principalmente risiede nella diffidenza verso forme di lavoro a tempo parziale o anche nella mancanza di veri e propri percorsi formativi ed educativi in alternanza come l'apprendistato universitario. Adesso c'è la possibilità per tutti gli studenti di fare tirocini formativi sia curriculari che extracurriculari e quindi quello che cercheremo di fare è di sollecitare tutti a provare a fare azioni di questo tipo, che questo possono valorizzare anche la valenza formativa del lavoro stesso. Io, lo dicevano prima, sono un chimico, invito sempre i miei studenti sia della triennale sia quelli della quinquennale a fare uno stage in azienda, provare a fare qualche mese in azienda, perché questo sicuramente, tra l'altro gli diamo dei crediti formativi, quindi credendo appunto che c'è questa valenza formativa del mondo del lavoro e questo aiuta certamente poi a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro. Allora, come si può contribuire a costruire questo futuro occupazionale? Lavorando quindi sia sulla qualità del sistema educativo, però anche su quel gioco di anticipo, quindi già durante il percorso universitario pensiamo che sia necessario un raccordo tra università e imprese, quindi provare a far passare un periodo, quando anche breve, allo studente all'interno di una struttura produttiva. Allora, quello che è la vision che ci siamo proposti, quindi della struttura che stiamo faticosamente, devo dire, realizzando, sono sostanzialmente quattro dimensioni: radicamento territoriale, personalizzazione di servizi, misure e strumenti e poi qualità e organizzazione gestionale, cioè quello che pensiamo di dover realizzare e stiamo lavorando per cominciare decisamente in questa direzione. Sono azioni di presentazione del talent, ve lo leggo perché è la cosa più rapida da fare. Accanto alla conoscenza del mondo del lavoro ci sono strumenti e tecniche di presentazione che ogni laureato o laureando deve imparare a gestire per prepararsi a entrare nel mondo del lavoro.
la redazione di un buon curriculum vitae può determinare il successo nella ricerca di un lavoro. Sembra un'affermazione banale, ma a me è capitato di vedere dei curriculum vitae con errori grammaticali. Quindi è chiaro che una presentazione di questo tipo porta poi ovviamente a un esito negativo della selezione. Poi credo che sia necessario anche presentarsi con la capacità di gestire un colloquio di lavoro. Spesso capita che, parlando poi con responsabili di selezione in azienda, che al limite anche lo studente laureato che hai provato a dire guarda può essere la persona giusta per la situazione di cui hai necessità, dici ma guarda mi è sembrato non capace di lavorare in team, non mi è sembrato particolarmente pieno di sé, oppure troppo modesto, non troppo sicuro. Quindi la capacità di gestire un colloquio credo sia qualcosa di importante e credo che siano capacità che si possono facilmente acquisire, sono capacità che servono a tutti, certamente. E quindi pensiamo di rafforzare queste interazioni e quindi creare un momento in cui andiamo a fare formazione in questa direzione. Poi pensiamo anche di attivare azioni di sensibilizzazione e presentazione delle opportunità. Cioè, oltre a colloqui individuali, organizzeremo degli incontri collettivi presso le strutture dell'università, di cui sarà data tempestiva ovviamente informazione, e si tratterà di presentazioni e workshop aziendali. Ecco, questa è la cosa che pensavamo di fare, durante i quali le aziende illustrano la propria attività, spiegano i meccanismi di reclutamento del personale, e questo può servire molto a un ragazzo neolaureato, perché può avere direttamente conoscenza dalla voce dei responsabili delle risorse umane di come effettivamente vanno a selezionare e quindi come bisogna comportarsi, relazionarsi in queste occasioni. Poi organizzeremo un career day come job meeting che offre l'opportunità ai neolaureati di consegnare il proprio curriculum vita direttamente agli stand delle aziende presenti alla manifestazione. Questo lo organizzeremo per aree tematiche, perché adesso frequentemente i dipartimenti organizzano qualcosa di questo tipo, ma viene fatto all'interno di nicchie. E molto spesso aziende che possono essere interessate a studenti di varie aree disciplinari si troverebbero poi costrette a farne più di uno, insomma, e quindi poi difficilmente si riesce ad avere la presenza in tutte quante le manifestazioni programmate. Invece se le organizziamo per aree tematiche credo che la cosa possa risultare decisamente più facile, pensavamo 3-4 aree da organizzare ogni anno. E poi ancora azioni di orientamento, quindi quello che ci proponiamo di immediatamente mettere su qua con questo ufficio, una bacheca annunci di stage, lavoro aggiornata quotidianamente e consultabile online, poi informazioni e strumenti per la ricerca di opportunità di stage e lavoro, ci sarà uno sportello nonché delle postazioni attrezzate l'interessato potrà rivolgersi, poi indicazioni per aggiornare il curriculum vitae, questo nella banca dati Alma Laurea, perché il fatto che le 400.000 ragazzi abbiano trovato posto via curriculum selezionati, visionati su Alma Laurea delle aziende, è un punto significativo. Noi abbiamo questa opportunità, quindi abbiamo questa banca dati disponibile, dobbiamo provare a tenere aggiornato il curriculum, che molto spesso viene fatto la prima volta e poi lasciato lì per anni, e invece pensiamo che ogni 6 mesi chi è interessato debba necessariamente provare ad aggiornare questo curriculum. Poi informazioni su aziende partner, ovvero aziende che partecipano attivamente a queste attività di placement, e poi un elenco di borse di studi, premi di laurea, programmi di tirocini indetti da enti, aziende, associazioni a cui potersi candidare. Molto spesso ci sono, mi è capitato di stare in commissione di borse o di
premi di laurea a cui venivano presentate solo due o tre domande, perché ovviamente l'informazione evidentemente non era passata. Poi una raccolta di link utili sul mondo del lavoro organizzati per aree tematiche, ancora una volta, quindi incontro, domanda, offerta, giovani e lavoro, concorsi pubblici, eccetera, eccetera. E poi un calendario di eventi e iniziative legate al mondo del lavoro organizzati dalla nostra università, da altri atenei, da aziende. E poi ovviamente la possibilità di avere tutte le informazioni possibili e la futuristica necessaria per attivare un progetto di stage. Noi crediamo molto appunto in questa azione e quindi chiaramente questo sarà uno degli strumenti che pensiamo di mettere rapidamente a sistema. Ovviamente tutto quanto questo in ufficio significa avere via anche del personale qualificato. Siamo fortunatamente riusciti anche ad ottenere qualcosa in questa direzione e quindi anche la possibilità di fare dei colloqui individuali per l'orientamento al lavoro con persone che possono effettivamente dare un contributo nella ricerca di questa attività. Vi ringrazio.